le acque termali come elemento fondamentale nella prevenzione e nella cura di numerose patologie, dall'osteoporosi alle malattie dermatologiche e per il mantenimento di una buona condizione di salute. A Bologna, per la seconda edizione di Terme Millenari, il gruppo Monti ha chiamato a raccolta scienziati e medici impegnati in vari campi di ricerca per fare il punto sul ruolo delle terme nella salute dei cittadini. Una giornata di approfondimento che ha avuto una parte congressuale con il convegno medico-scientifico Terme, Riabilitazione e Salute e una dimostrazione pratica in Piazza Maggiore, dove dottori, operatori dei centri del mare termale bolognese si sono messi a disposizione dei cittadini per test sullo stato generale di salute e sessioni di fitness sul Crescentone, alle quali hanno partecipato anche i ragazzi delle giovanili del Bologna Calcio. Hanno fatto il test impedenzometrico e hanno fatto una seduta di ginnastica con la nostra istruttrice che è qui in piazza a disposizione di chi vuole cimentarsi. L'esercizio fisico è una parte fondamentale di tutto, della prevenzione, della cura, della riabilitazione, per cui soprattutto le persone che stanno bene, persone giovani ma anche persone anziane che hanno necessità di mantenere un buono stato di salute, ecco, queste sono le persone per cui è anche importantissimo effettuare del movimento. Quello che facciamo oggi attraverso un test impedenzometrico andiamo a misurare la composizione del nostro corpo, quindi la massa muscolare, quindi la massa grassa, quindi la massa magra, e sulla base di una serie di parametri che la macchina registra siamo in grado di consigliare, per esempio, di farsi vedere dalla dietista per impostare un regime dietetico, di fare del movimento, quindi di muoversi in palestra e anche di vedere quale tipo di attività di palestra o di piscina è più adatta al nostro paziente candidato. Le Terme Bolognesi hanno tre primati. Il primo primato è quello che sono delle acque bicarbonato solfato calciche, ci sono anche le acque sulfuree, però noi pensiamo che siano molto importanti le acque bicarbonato solfato calciche perché sono a più ampio spettro, perché curano sia la parte gastroenterica sia il problema esterno, servono per curare ma servono anche per fare fitness, benessere eccetera, per cui possono essere utilizzate per tanti scopi. Quando ho compiuto i 70 anni avevo parecchi problemi, a partire dai dolori alle gambe, a partire da un fatto circolatorio, a partire dal respiro, da dolori cervicali, lombosacrali eccetera. Io dopo i 70 anni ho cominciato a fare tutte le mattine un'ora di acqua gym e un'ora di cure termali. Oggi ho 81 anni e io sto benissimo, non ho nessun problema, nessun male, però io tutte le mattine faccio un'ora di ginnastica in piscina termale. L'acqua, del resto, è un elemento fondamentale per il funzionamento del corpo umano, come dimostrano gli studi più recenti sui microtubuli cellulari, una fitta rete di microscopici canali che non solo trasportano l'acqua all'interno delle cellule, ma, così facendo, generano un campo elettromagnetico e funzionano come un circuito meccanico luminoso capace di influire sullo sviluppo delle cellule staminali. Le cellule staminali, cosiddette adulte, che però abbiamo in tutti i tessuti del nostro corpo, sono meno brave a differenziarsi, ma producono tutta una serie di molecole che fanno riparare i tessuti in situazioni di danno. Noi abbiamo scoperto che con queste energie fisiche, che si tratti di una vibrazione meccanica, un campo magnetico, di un campo luminoso, possiamo, come dire, riprogrammare queste cellule per renderle più capaci a differenziarsi, quindi più brave a riparare il corpo umano, in condizione ovviamente di danno. La cosa importante sono le caratteristiche diffusive di queste energie, cioè diffondono attraverso i tessuti e quindi possiamo raggiungere le staminali dove già si trovano in situ e si trovano in tutti i tessuti del corpo umano, anche nel cuore, nel cervello, riprogrammandole dove già stanno e quindi rendendole più efficaci, più efficienti nel riparare un tessuto danneggiato senza in prima istanza dover pensare a ricorrere al trapianto di cellule e tessuti per attuare quella che oggi viene chiamata medicina rigenerativa. Il sulfuro di idrogeno è invece al centro di uno studio dell'Istituto Ortopedico Rizzoli sulla prevenzione e sulla cura dell'osteoporosi, una patologia che colpisce 200 milioni di persone nel mondo ed è la principale causa di fratture nelle persone anziane.
cercheremo di correlare l'esposizione di pazienti donne a dei trattamenti inalatori fatti in terme sulfure con alcuni parametri biochimici e clinici di metabolismo osseo. Vogliamo anzitutto vedere in che modo l'esposizione a trattamenti inalatori di acque sulfure modificano le concentrazioni sanguigne di questa importante molecola che è il solfuro di idrogeno, che noi riteniamo essere un importante modulatore della funzione ossea. E poi andremo a vedere se dei trattamenti inalatori di diversi giorni riescono anche a migliorare alcuni parametri biochimici, dei biomarcatori della funzione ossea, che di solito sono correlati a un benessere osseo, a una capacità di stimolare la formazione di massa ossea, che è quello di cui le donne, soprattutto in sesta e settima decade di vita, hanno maggiormente bisogno come supporto a delle terapie farmacologiche se sono già osteoporotiche, o come prevenzione, che forse è la cosa più importante, perché l'obiettivo è quello di prolungare al massimo il tempo in cui non è ancora necessario prendere dei farmaci per prevenire delle fratture. Cercheremo soprattutto donne tra i 50 e i 60 anni che sappiano già di avere una osteopenia o un'osteoporosi. L'arruolamento prevederà un certo numero di giorni di esposizione termale analogo a quello a un ciclo di cure che si fa normalmente per problemi di carattere respiratorio, solo che stavolta noi andremo a misurare attraverso dei semplici prelievi sanguigni, andremo a misurare dei parametri che hanno più a che fare col metabolismo osseo che non con la respirazione o con gli stati infiammatori come normalmente si fa.